Ingegnere La Rosa, il guasto è stato riparato così, secondo quella che era la tabella di marcia. Avete provato voi a immettere acqua nella condotta? Avete fatto la prova come del resto avevate anche già annunciato, ma che cosa è successo? È successo in prima istanza che l'acqua non riusciva a passare per la presenza di bolle d'aria nella condotta, per cui rigurgitava nel serbatoio di carico. Abbiamo quindi dovuto attivare una serie di scarichi per poter liberare quanto più possibile la condotta e nel frattempo anche gli sfiati hanno fatto la loro parte. E quindi siamo ripartiti a ricaricare l'acqua, che erano le 4 del mattino circa. Alle 4 del mattino, quando l'acqua poi è passata nel punto della rottura di Calatabiano, abbiamo verificato i tecnici che erano sul posto che da una saldatura era risultata una saldatura fredda, per cui c'era un lieve gocciolamento di acqua, che tuttavia non è possibile mantenere perché va tolto. Significa che si è dovuto procedere a effettuare gli scarichi per scaricare la condotta perché in presenza di acqua all'interno non è possibile saldare perché si creano differenze di temperature tra troppo freddo e troppo caldo non funzionerebbe bene la saldatura e quindi si è dovuto scaricare di nuovo la condotta e si sta procedendo a risaldare quel tratto che è risultato difettoso. In questo momento è difficile fare delle previsioni, però questo significa che comunque, ecco, se dovesse andare bene questa operazione, allora se ne parlerà per domani per l'erogazione idrica in città. L'azione idrica in città dopo ripartita dovrebbe essere a questo punto. Dico, non voglio fare più previsioni, ma ritengo che sia ragionevolmente pensabile che dopo ripartita ci possa essere una.